Motivo del libro di Severgnini ci dice perché troviamo eroi insospettabili. La sensazione è che Don Roberto un eroe lo fosse, almeno così lo percepivano quelli che lo conoscevano. Perché notizie come questa diventano subito un tweet? Cos'è la malattia, la maledizione della campagna elettorale? Perenne, peraltro, nel nostro paese. Allora, grazie Tiziana. Sei la prima, quando c'è un libro se ne parla un po' in televisione, per radio, che usa i motivi per commentare un fatto di strettissima attualità. E hai scelto bene, lui è veramente un eroe insospettabile. Durante la pandemia ne abbiamo visti altri, ho visto i soldati che hanno fatto l'ospedale da campo a Crema e ne parlo. C'è un altro motivo che si riferisce alla vicenda di Don Roberto, che io non potevo conoscere, che adesso non Certo. ricordo il numero, non ho il libro con me. Perché le piccole chiese sono meglio di certi difensori della fede, i difensori della fede che si riempiono la bocca e fanno i grandi proclami. Questa è la sua, era una piccola chiesa fatta di piccole degli ultimi. E io parlo in particolare di Corinaldo, dove era nata Santa Maria Goretti, racconto una storia particolare. Allora, l'Italia è piena di queste cose. Certo, ci sono le imperfezioni e sono molte, e anche gli errori gravi. Io non è che assolvo tutto, per essere chiaro, di immigrati che hanno il provvedimento di espulsione e spariscono, l'Italia è piena. Questo era un uomo con problemi psichiatrici, Don Roberto è un martire. Il cristianesimo ha un nome per quelli come lui, è un martire. Allora, secondo me, dire che i provvedimenti di espulsione vanno eseguiti è giusto. Trasformare una vicenda così drammatica, ma Esatto. anche così esemplare, questo è un martire della cristianità, in una polemica politica feroce alla vigilia di un'elezione, secondo me è di cattivo gusto. Mi fermo qua. Sono totalmente d'accordo e penso che sia utile fermarsi qua. Adesso apriamo il Corriere della Sera, adesso così capiamo cos'è in cima alle preoccupazioni del Corriere.